Ciao a tutti amici, benvenuti su Geoff Mitology. Oggi sarà un video molto particolare perché oggi vi mostrerò come si utilizza l'editor di Geoff Mitology. Per chiunque avesse voglia di poter creare le proprie opere d'arte su Geoff Mitology, vi faccio una rapida diagrammata in cui vi mostro i trigger più importanti e come si usano. Innanzitutto, noi dobbiamo creare una mappa. In questo caso io farò una cosa molto semplice. Farò una sorta di vallata in cui all'interno ci passa un fiume. Faccio così adesso. L'obiettivo di oggi del mio video è quello di mostrarvi il modo più semplice possibile per poter fare non solo i film come ho fatto io, ma anche banalmente uno scenario giocabile. In questo caso vi mostro un film, ma per il semplice fatto che è una cosa che vi posso far vedere con effetti più vicini, più diretti. Ad esempio, facciamo innanzitutto. Ok, ci sono già i giocatori. Quando volete creare uno scenario, una mappa, voi dovete sempre avere bene in mente l'obiettivo. Cosa volete far vedere? Qual è il vostro obiettivo? Perché volete creare uno scenario? Cosa volete mostrare? La vostra bravura, la vostra abilità, la vostra valenza per fare le mappe? Qualsiasi cosa. Voi la potete mettere qui, su questo editor. Allora, innanzitutto, creiamo il nostro villaggio. Allora, facciamo subito delle case. Mettiamo un granaio con delle fattorie. Un po' di abbellimento. Sempre se ne trovo. Potete anche fare così, guardate. Quando voi volete fare una cosa più precisa, specifica, voi andate qui, sposta oggetto, e li mettete assieme così, in questo modo, e così fate un qualcosa che possa risultare unico. Questa cosa vale con tutti gli oggetti, gli edifici. Ovviamente, se le truppe devono muoversi, potete ben capire che non si muoveranno fino a quando non gli avete dato dello spazio vitale per potersi muovere. Io non lo so fare così alla burina, giusto per farvi vedere, però come vedete è già, no? Il mio. Allora, facciamo un bel santuario questo per qua. Facciamo gli angoli, questo così a caso, raga, a caso, vedete, anche gioca un po' con la fantasia. Non siate realistici. Anche perché parliamo di Age of Mythology. C'è già la parola, quindi voglio dire, siate tranquilli. Facciamo delle strade. Ecco qua. Ok. E mettiamo degli abitanti. 1, 2, 3, 4, 5. E mettiamo, come dire, mettiamo, che ne so, mettiamo un Myrmidon, accendiamo qua, mettiamo degli Hopniti, un Hopnita che deve avvicinarsi a lui, anche Toxotes, un Trireme, bello, ok, e mettiamo delle unità nemiche. Perché quando noi mettiamo delle unità nemiche qui, faremo sì che lo scenario funzioni, perché se noi mettiamo solo un giocatore, lo scenario non funzionerà, mettetevi l'anima in pace. Ok, allora, adesso cosa dovete fare? Voi volete, facciamo finta che voi dovete fare un video, quindi volete far vedere la vostra creazione.
E quindi volete far vedere il filmaggio per bene. Allora, molto semplice, lo facciamo vedere immediatamente. Inguinetti voi avete. Chiamiamo inizio. Ci sta, categoria attivo, 5 esecuzioni immediate, in modo tale che il trigger possa funzionare. E questo è il nome. Condizioni. Qui abbiamo svariate condizioni. Ogni condizione, ovviamente, bisogna utilizzarla per un determinato scopo, nel senso che, come ovvio che sia, tutte queste condizioni sono per sia a scopo di fare uno scenario giocabile, e sia per fare un film, ad esempio, faccio due esempi. Se fosse uno scenario giocabile e io qua c'ho un esercito in questa zona qua e distruggo tutte queste case e le unità, io posso fare questo trigger if praticamente all buildings dead del giocatore 1, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Questo qua. Anzi, no, all buildings sarebbe tutti gli edifici. Se mettiamo direttamente is dead questi edifici e sono passati 2 secondi, tu puoi mettere set player defeated 1. 7 mai 1, 2. Faccio anche un esempio, così. Semplice. E questo è per uno scenario giocabile, ok? Allora, come ho detto adesso, noi dobbiamo creare una cinematica. Quindi, innanzitutto, la prima cosa che dovete fare un trigger che si chiama inizio, in esecuzione immediata, always, una condizione, quindi sempre, e dovete mettere queste 4, anche 5 effetti. Il primo è set. Dove sta? Set obscured units, quindi non si vedono le ombre colorate blu, rosso degli NPC. Poi dove sta? Render sky, e ci sono sky blue, sky storm, sky sunset, e c'è un altro che non mi viene in mente, mo, che si chiama forse sky snow, non mi ricordo. Vabbè, noi mettiamo sky blu, che copre, e poi render fog black map, così non si veda la mappa nera, la nebbia di guerra. Poi, come ultima cosa che voi dovete mettere in questo caso, perché siccome volete fare una cinematica, dovete mettere set tech status. I set tech status sono le tecnologie che voi potete mettere all'inizio per ogni giocatore. Quindi in questo caso, siccome io devo fare una mappa tranquilla, in cui devo solo farmi vedere qualcosa, non la dobbiamo giocare, noi mettiamo, invece di Age 1 che è in età arcaica, noi mettiamo ad esempio, banalmente, Age 3. Praticamente farà finta che il player 1 è in età eroica. Ma se noi dovessimo andare con Zeus, abbiamo Zeus, e gli volete inserire effettivamente in età, che ne so, in età classica giusta, voi dovete andare su set tech status, tecnologie, age 2, e dovete cercare il dio che si trova nell'età classica, che è fedele a Zeus. Questa cosa mi pare che fosse Atena. Quindi poi quando avrete il tempio uscirà dal tempio il Minotauro. Ok? Così funziona. Mettendo solo Age 3 farà solo vedere di facciata che sei in età eroica. Ok? E questo è il primo esempio. Poi ci sono un sacco di altri esempi, come ad esempio adesso posso mettere Watchtower,
quindi mi trasforma le torri in torri d'osservazione, e così via scorrendo. Quindi posso mettere le unità pesanti, ad esempio, guardate, io vado su una H, i VOM, e quindi saranno tutte unità pesanti, con magari le armi in iron, quindi in ferro, ecco, molto semplice. Nello stesso trigger, voi potete, dovete mettere, siccome avete degli abitanti a disposizione, lo unit work. Lo unit work serve praticamente a mandare degli abitanti a raccogliere le risorse, oppure degli eroi a prendere le reliquie, per poi portarla a destinazione. Fatto questo, quello che voi dovete creare è un altro trigger di importanza importantissima, che si chiama Cinematic Mode Off. Perché? Perché su questo bellissimo gioco purtroppo ci sta un fatto in cui, se voi non inserite questo trigger, Cinematic Mode Off, infatti qua mi sono dimenticato, ecco, Cinematic Mode On, qua lo dovete mettere, perché farà sì che tutto venga visto in modalità cinematica. Se non mettete questo trigger, voi non potete uscire, dovete rifare tutto da capo. Quindi questa è una salvo con nome, lo chiamo video. Ok, ci siamo. Quello che noi possiamo fare adesso è aggiungere qualche bandierina, così, so che dava un po' di tocco particolare, e qualche torcia. Ok, allora, tornando a noi, abbiamo inserito questi due trigger, perfetto. Adesso, per creare una scena, come una camera posizionata qua, la chiamiamo Cam1. A camera 1 mettiamo una condizione timer di 2 secondi, dove bisogna andare su camera cut, che sarebbe camera, premete qui, attiva l'ante letterbox, praticamente queste due linee è quello che voi vedrete in game attraverso la modalità cinematica. Per spostare la telecamera dovete premere simultaneamente C, CTRL, ALT e C. Facendo ciò voi sbloccherete la telecamera. Poi con page su, page giù, fatto il contrario, vabbè, alzate e scendete la mappa, la camera, e qui su una mappa. Tenendo premuto CTRL e le freccette, voi potrete girare la telecamera. Quindi, adesso, posizioniamo la telecamera per bene e facciamo così. Così mostriamo il nostro bel villaggio. Ecco. Magari così, così si vedono le truppe. Perfetto. E questo lo chiamiamo, lo impostiamo il taglio. Ecco. Poi, se voi volete aggiungere un filmato, voi fate così. Chiamate Camera Track 1 e qua aggiungete un Fire Event. Chi si attacca a Cam Track 1. Cam Track 1, nei grilletti, vedete che c'è scritto attivo con la X, senza la X. Ma questo perché? Perché avendo attivato il Fire Event è normale che si attivi, perché io decido io come attivarlo attraverso le condizioni, ad esempio dopo 5 secondi. Dopo 5 secondi non ci deve essere un camera cut, ma un camera track. Eccolo qua. Ma non c'è. Quindi bisogna andare su filmati. Fare i filmati è molto semplice, ragazzi. Io ne ho imparato molto tardi a mie spese e ho perso un sacco di opportunità. Però, ad esempio, qua facciamo un po' di alberi. Ok. Filmato funziona così. Si inserisce un tracciamento, si dice già quanti secondi volete fare il filmato, lo chiamiamo 1. Puntamento 0 si toglie sempre e si aggiunge uno vostro. Tipo, facciamo così. Da qua. Si clicca, si aggiorna e si aggiunge, e voi vi muovete così.
Appena vi siete mossi in questo mondo, poi continuate. Piano piano. Cliccate sempre, cliccate su un punto, aggiornate. Aggiungi puntamento, vai continui, aggiorni, continui, aggiorni, così. Adesso fate una prova, così vedete se vi piace. Ok, fatto ciò, in questo cab track aggiungete Unit Move, se lo trovo, no, è Move to Point, ecco Prostagma. qua, prendete la nave, unità d'origine, set area, in fondo, così continua, e date una sorta di realismo che qua ci vuole. Con show area vedete dove andrà e con show vedete unità d'origine. Fatto questo, creiamo una nuova camera, la chiamiamo Cam 2, che sarà disattiva perché il cam track avrà un fire event. Che si connette alla Cam 2, che nelle condizioni però avrà 11 secondi, perché siccome la track ha 10 secondi, gli dovete dare almeno un secondo di differenza. Questo cam, questa camera, praticamente, andrà qui. Qua mettete non, perché non c'è niente. In questa camera ci sarà Pop Nita, che si muoverà su un'unità, quindi Move to Leghe. Point lo mettiamo di fronte. In questo modo, creiamo un camera 3, dove sarà collegato Cam 2, vedete, Fire Event Cam 3 e Cam 3. Mettete un dialogo. Prendi dialogo, mettete il nome. Per mettere il nome si fa così. In questo caso io metto Opnit, facciamo in inglese. Anzi, no, facciamo comunque in italiano. Opnita. Mio signore, i nemici stanno per arrivare. Aggiungere una animazione, è molto più difficile, però vi faccio comunque vedere. Set animation, si Ketimos. prende un'unità, si va su filmati, visualizza animazioni, cinematic. Ecco, voi dovete prendere questo, guardate. Hop 08 Sir the Trojans, in questo caso the Troy. E così vediamo se funziona. Ma vediamo assieme. Facciamo un tentativo. Come vedete, gli abitanti lavorano. Il teorema si muove. Si è dimenticato di. Sì, mi sono dimenticato di collegare il trigger. Invece no, ho messo 11 secondi, posso mettere 5. Controllate sempre, non fate questo mio errore grosso mano. Ok. Molto molto semplice. Come potete ben vedere, non è difficile. Se andate poi su il tracciamento, potete visualizzare la telecamera. Ecco,
come si muove, vedete? Vedete tutti i suoi movimenti. Quindi, ragazzi, veramente, non è difficile fare le cinematiche su questo gioco. Ci vuole un po' di no impegno, perché è ovvio che ci sia un impegno. È una curva di apprendimento un pochino alta, però non è difficile da imparare. Vi faccio vedere. Da quando che si è visto scenario, buttiamo via tutto. Tipo, che possiamo vedere? Non c'è niente. Allora, Phantom of the River. Faccio vedere questa qua. È uno dei miei ultimi scenari giocabili a due giocatori, dove uno è l'azzurro e uno è l'arancione, no? Se andiamo su Trigger, come potete vedere, alleati. Praticamente, guardate quanto è grande la mappa, tra l'altro. Vedete qua come funziona, ad esempio. Tipo, convert. Anzi, no, vorrei farmi. Dove sta? Ciclo 1 azzurro, com'è? Questo. Ciclo 8, vabbè. Primi soldati. Praticamente, se, guardate qua come è attivo, se ci sono delle unità in area, punizi in area rispetto a questo muro, sia del giocatore 1 che del giocatore 2, tot truppe saranno convertite sia al giocatore 2 che al giocatore 1, e si continua, sempre in questo modo. Volete vedere un ciclo come funziona? Molto semplice. Trigger. Ciclo 8, come funziona? Se sono passati 40 secondi ed è morto questo esercito, ed è vivo l'edificio, ogni 40 secondi verrà creato da questo edificio un armadietto composto da 4 Toxotes che si muoveranno qua. Molto semplice. Ve lo voglio mostrare. Ah, ci sono anche gli obiettivi che potete mettere, però non li so usare bene, quindi non sono tanto esperto. Allora, io Boreg, prendo Yuji, Prostagma, Maesta, Chirone. Vulome, Vulome, Skial, Prostagma, Ecco, Esto, Maesta, se avete usato qualche volta Ne, poi in linguaggio C, è una Ne, simile, ma non proprio. Prostagma, Esto, Ok, adesso arrivano questi tre uomini che adesso moriranno tra poco. Prostagma, Mures, Prostagma, Esto, Scopos, ma è schlost. E poro fras, In teoria, se il trigger funziona, ogni tot ma. arriveranno tre gabardieri pronti ad ammazzarmi. Eccomi qua. Come avete visto, i primi tre gabardini che sono morti, siccome l'edificio è vivo che li fa spawnare, molto semplice. Veramente semplice, ragazzi. Eccomi qua. Prima ne vado. Quindi, ragazzi, come potete ben vedere, è molto semplice, non è difficile. Qui potete aggiungere un sacco di cose, potete fare un sacco di bellissima roba, non è assolutamente difficile. Quindi, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile. Se avete domande, mettetemele sotto nei commenti, io vi risponderò e sarò molto preciso, perché è davvero facile, fidatevi. Se avete voglia di fare scenari e geofitologi, fa caso vostro, così come gioco in questo. Infatti, vi consiglio lo scenario The Dark Lord, l'Oscuro Signore, scenario GDR, disponibile per Age of Empires 2.
e vi metto in descrizione anche la mia lista di scenari giocabili per Age of Mythology. Grazie per aver visto questo video, ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!